Pace a tutti, ben ritrovati insieme, pronti per ascoltare il culto di questa sera, ben sintonizzati sulla frequenza di Radio Messaggio Cristiano e ben ritrovati, ben connessi attraverso il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Buon ascolto dunque ed anche buona visione con la pace di Gesù. Signore, alleluia, per grazia Tua, Signore. Ancora questa sera, Signore, ci ritroviamo nella Tua casa. Signore, che è la nostra casa, perché Tu sei nostro Padre, noi siamo i Tuoi figli. Signore, è ciò che è Tuo è nostro, e ciò che è nostro è Tuo. Grazie per averci così onorati, Signore, strappati dal mondo, Signore, lavati e purificati con il sacrificio di Gesù, alleluia. Grazie per aver nettato, Signore, le nostre vite, le nostre anime, alleluia, gloria al Tuo nome. Ora siamo qui davanti a Te come angeli del cielo ed insieme a loro che Ti vogliamo offrire questo soave profumo dell'incenso della sera, Ratamassa Ida, alleluia, nel nome di insieme a Gesù, con Te benedetto in eterno. Amen, alleluia, amen. Oh.
Alleluia. Pensate quindi, guardate come effettivamente l'acqua è la vita. Come noi la ritroviamo, alleluia, nella santa città, nella nuova Gerusalemme. Troviamo proprio questo fiume che sgorga dal trono di Dio, attraversa la santa città, quindi irriga l'albero della vita che è in mezzo alla piazza della santa città. Questo fiume passa e irriga, quindi perché vedete, gli alberi, le piante senza acqua appassirebbero, giusto? E quindi vedete, quest'acqua che sgorga dal trono di Dio alimenta quell'albero, che non soltanto, quindi l'acqua dà la vita all'albero. L'albero dà la vita, diciamo, ai credenti. Amen. Perché dice che le sue foglie servono anche per la guarigione, cioè in modo tale che, vedete, in cielo non ci saranno più malattie. Amen. Quindi praticamente nel nuovo cielo e nella nuova terra sarà come il paradiso. Cioè nel paradiso non c'era terreno, no? Dove c'erano Adamo ed Eva, no? Che poi hanno peccato. Prego. Alleluia. Quello era il paradiso terreno. Gloria a Dio. E quindi il giardino dell'Eden era proprio il paradiso terreno, perché lì c'era di tutto, c'era l'albero della vita. Fratelli, non era paradiso, c'era l'albero della vita pure, amen, dove poteva trovarsi l'albero della vita, che praticamente Adamo ed Eva mangiandone rimanevano sempre immortali. Loro perché diventarono poi mortali? Perché il Dio non gli diede più da poter mangiare il frutto e l'albero della vita, amen, perché loro hanno mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, quindi della morte. Amen? Quindi vedete, le due cose non possono convivere. Il male, quindi la morte con la vita, non possono convivere. Amen? E quindi il Signore dice: tu, poiché hai scelto l'albero, il frutto dell'albero della morte, ora io ti tolgo l'albero della vita. Amen, gloria a Dio. Quindi nel paradiso terreno, ecco, nel giardino dell'Eden, alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Quindi noi, e lì dice che c'era pure quest'acqua, vedete, perché chiaramente altrimenti le piante come avrebbero potuto portare frutto se non ci fosse stata l'acqua ad alimentarle. Quindi vedete, l'acqua c'è stata sempre, sin dal giardino dell'Eden, quindi il paradiso terreno, io l'ho chiamato così, che poi è così, ci verrà meglio di quello, gloria a Dio. E ce lo ritroviamo nell'Apocalisse, quindi guardate, ce lo ritroviamo all'inizio della Bibbia e alla fine della Bibbia, amen? Nella Genesi e nell'Apocalisse. Allora, amen? Quindi, e Gesù diceva, chi ha sete venga e prende in dono dell'acqua della vita. Amen. E noi, andando in ginocchio adesso, vogliamo continuare a bere di quest'acqua che Gesù ci fornisce, e noi in cambio lo lodiamo. Lodiamo Lui, e nel suo nome lodiamo anche il Padre, autore di ogni cosa. Alleluia. Amen. Andiamo e preghiamo. Alleluia. Alleluia. Dimora dentro di noi. Alleluia. Glorificati ancora questa sera in mezzo a noi, oh Signore, mentre ti presentiamo tutti quelli che non possono venire. Raggiungili col tuo Santo Spirito, Signore, e con il tuo amore, oh Signore, inonda il loro cuore. Nel nome di Gesù, Padre, benedetto in eterno. Amen, amen.
Alleluia. Quindi ci dobbiamo, vedete, incoraggiare. Alleluia. Amen. Perché noi tutti formiamo il corpo di Cristo, quindi siamo tante membra, vedete, e in noi quando ci facciamo male in qualche posto, subito le nostre membra non intervengono, alleluia, amen, per aiutare la nostra persona, intervengono, no? Per esempio, dice, se uno si fa male a una mano, non solo guardate che uno subito interviene con l'altra mano, se ci fate caso, ma pure i piedi intervengono. Ci avete fatto caso mai? Perché è vero? È vero. Quando uno si fa male a una mano, intervengono pure i piedi. Ah no? Allora mi sono sbagliato. Mi correggo. Quando io mi faccio male, scappo di cussa chi vede, vai alla cassetta del medicinale e vai a piglio. Vedi che intervengono i piedi, o no? Quanto cose c'è a insegnare? Vabbè. È vero, vedete, quindi anche. Interviene il nostro cervello. Interviene a destra, dice, ma a destra se si afferma. Sì, ma chi dice, per esempio, se uno si fa male alla mano destra, chi dice alla mano sinistra prende subito, è il cervello. Chi dice ai piedi, corre e vai a prendere, per esempio, l'acqua ossigenata, quello che è sempre il cervello. Ed è come tutto, amen, interviene, gloria a Dio, alleluia. Quindi noi dobbiamo, appunto, aiutarci gli uni e gli altri. Ed è quando vediamo qualcuno che si trova in bisogno, in distretta, per vari motivi, non può forse fratello uno, perché, ecco, il nostro prossimo. Quando il Signore dice, ama il tuo prossimo come te stesso, fratello, ha detto tutto. Quindi noi non interveniamo, diciamo, sul nostro corpo, certo che interveniamo, è vero o no? Interveniamo. Quindi come interveniamo sul nostro corpo? Quando dobbiamo intervenire anche nel corpo degli altri, se si trovano in difficoltà. Alleluia. Amen. Certo. Con questo non vorrei insomma che qualcuno esageri e se ne va in cerca di tutte quelle che si sentono male, no? Ma quando il Signore, vedete, ci dà da vedere proprio con il nostro, e noi possiamo aiutare, allora dobbiamo intervenire. Quello è il nostro dovere. Amen, gloria a Dio, alleluia. E così vogliamo anche questa sera ubbidire al Signore, alleluia, leggendo la sua parola come l'ha stabilita. Vogliamo leggere allora nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, e dal versetto 25. Allora, ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Ed egli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» E quegli rispondendo disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, ed il prossimo tuo come te stesso». Ed egli gli disse: «Hai risposto esattamente, fai questo e vivrai». Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù allora rispose e disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada
e veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione e, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese 2 denari e li diede al locandiere, dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi 3 ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: vai e fai lo stesso anche tu. Alleluia, amen, alleluia. E neanche a farlo. Il Signore mi ha fatto dire poc'anzi quando noi vediamo una necessità, un bisogno in una persona, dobbiamo intervenire, perché effettivamente è il nostro prossimo, e quindi voi dovete pensare che anche le persone malvagie, le persone cattive, non dimentichiamoci una cosa, che sono stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, perché tutti discendiamo da Adamo ed Eva, è giusto? Quindi anche i malvagi, i cattivi devono essere aiutati. Alleluia. Magari qualcuno dice: no, ma io e quelli che sono cattivi non li aiuto. No, sbagli se non li aiuti, perché se poi devono essere giudicati, ci sono le autorità addette a giudicare quelle persone, le persone attive, è giusto? E poi al di sopra delle autorità c'è Dio. Amen. Quindi il nostro dovere è amare il nostro prossimo come noi stessi. E poi quando Gesù dice: amate i vostri nemici, ha detto tutto. Alleluia, amen, gloria a Dio. Vedete perché i scappi stanno stretti? Dice: la porta è stretta e angusta la via. Perché effettivamente amare i nostri nemici non è facile. Invece noi ci dobbiamo sforzare, alleluia. Ecco, per esempio, noi possiamo, sapendo che sono nemici, evitare, ecco, di dargli delle opportunità per farci del male, però non li dobbiamo odiare, se hanno bisogno li dobbiamo aiutare. Amen, gloria a Dio. Perché, come ha detto il Signore sempre nella sua parola per mezzo dell'Apostolo, dice: così tu radunerai dei carboni accesi sul loro capo. Alleluia, amen. E guardate come il Signore ha visto questa carenza di amore proprio tra i suoi, tra quelli che avrebbero dovuto mostrare amore nei confronti del prossimo. Non a caso, diciamo, quello lo ha fatto per un po', dottore della legge, ecco, lo ha fatto per stuzzicarlo, per in un certo senso per metterlo un po' in ridicolo a Gesù, no? Perché dice, vediamo, perché vedete, i dottori di allora della legge erano persone molto colte, venivano chiamate dottore della legge, erano dei dotti, quindi loro conoscevano bene le scritture, sapevano parlare bene, sapevano scrivere bene. Erano proprio come oggi le persone, i professori, ecco, grandi professori.
E quindi questo, sentendosi così, perché poi sapete ci sono quei professori che magari sono umili e non tanto la loro cultura, i loro studi, se li tengono per sé e vivono una vita normale, regolare. Invece ci sono alcuni che cercano di fare sfoggio della loro cultura, del loro studio, del loro titolo che posseggono, no? E fanno i spavaldi, i furbi, e proprio sono quelle lì che cadono come un sonto fango. Perché poi il Signore li fa cadere proprio, proprio nel fango. E allora a questo punto, ecco, questo dottore della legge, appunto che si sentiva tutto professore, no? Tutto dotto, dice, ora lo metto, lo faccio cadere in ridicolo di fronte a tutti gli altri. Allora, e perché? Perché vedete, in un certo senso, questi dottori della legge, gli scribi, i farisei, odiavano pure Gesù, li infastidiva pure il fatto, sapete, in questo istante il Signore mi ha dato da capire questo, ai dottori della legge, agli scribi, Gesù li infastidiva, sapete perché? Pure perché manca a farla apposta. Gesù non è che avevo fatto degli studi chissà quando e dove, era rasoterra. Era uno semplice, no? Alleluia. Quindi, però lo chiamavano maestro. E quindi questi, soprattutto il dottore della legge, guarda, chiamano maestro a uno che sapeva leggere e scrivere un miracolo, no? Quindi allora cercavano, e siccome giustamente Gesù era ripieno di Spirito Santo, tutti accorrevano a lui per essere aiutati, e allora l'infastidivo per questo fatto che tutti accorrevano a lui, e quindi facevano di tutto per metterlo in difficoltà, per farlo cadere in ridicolo, e quindi dice, ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ecco, gli fa una domanda a livello spirituale, no? Allora, perché lui, essendo dottore della legge, conosceva le scritture, perché vedete, questi insegnavano anche agli altri, quindi lui, penso, questo dottore della legge dice, ora lui non saprà rispondere bene, allora io subito interverrò, lo correggerò e gli altri vedranno che io sono superiore a lui, o no? Amen. Quindi per metterlo alla prova, non per metterlo alla prova nel senso per vedere se Gesù era bravo, no, lo voleva mettere alla prova in modo tale che lui cadesse, si trovasse in difficoltà davanti a tutti, e cioè ubani pisodenti, come si dice, afum pisinguanto, pisinguanti, no, per i guanti, allora, detto come diciamo noi in dialetto, non dimentichiamoci mai le nostre origini, alleluia, alleluia, amen, alleluia. E allora, quindi dice, egli disse, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli rispose, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Ecco, vedete? Dice, tu fubacchione, e perché conosci la legge, no? Ti sente professore, perché in fondo era un professore, e mi vuoi mettere in difficoltà. E intanto cosa sta scritto? Guardate, come Gesù ci fa pigliare un fuoco chi sua mano, come si suol dire. Gesù non gli risponde. Dice, tu, dal momento che tu sei il dottore della legge, cosa leggi? Perché tu, perché nella legge sta scritto quello che si deve fare per ereditare la vita eterna. Quindi perché mi domani?
Allora si vede che tu non conosci la legge di Dio. Quindi guardate come Gesù ha... Ma dai che era, gloria a Dio, eh? Quindi dice, cosa sta scritto? Dice, cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quegli rispondendo disse, ecco, vuol dimostrare che era, no? Un sapientone che conosceva le scritture. E quegli rispondendo disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse, e Gesù gli rispose, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma guarda, l'ha fatto cadere in ridicolo, la risposta l'ha fatta dare a lui stesso, quindi se l'è data lui stesso la risposta, quel dottore, no? Dice, perché tu, che cosa legge la Bibbia, nella legge? No, oggi noi diciamo nella Bibbia. Allora c'era la legge di Mose, no? Dice, sta scritto così, così, e allora vedi cosa hai, allora ci fai questo e vedrai, avrai la vita eterna. Lui vedendosi, vedete, mortificato, perché di questa risposta così, corretta, esaudiente per lui e per tutti quelli che ascoltavano, cercò di difendersi. Allora dice, ma egli volendo giustificarsi, dice, ecco, io voglio sapere di più per dire, sì, queste cose le so, però io vorrei sapere ancora di più. Ecco, in un certo senso, gloria a Dio. E Gesù, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Allora l'hai con me? Allora non ti bastava la risposta che ti ho dato? Allora ti faccio capire ora buono, ti faccio vedere che tu sì, non avevi quella del Signore, ma una grappa, un caprone, non ci disse ma ci fece capire. Allora Gesù, ecco, elegantemente, no? Perché Gesù era sempre così, elegantemente, lui dava le risposte. Amen. Allora rispose e disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali dopo averlo spogliato e coperto di ferite se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote, perché vedete questi dottori della legge, quindi erano leviti, appartenevano sempre lì a quel ramo. Amen, gloria a Dio. E quindi dice, aspetta che ora ti faccio vedere cosa tu. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e veduto quell'uomo passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. Dice, accostatosi, fasciò le ferite, versò olio e vino, e poi dice, si prese quindi cura di lui, e il giorno dopo, prima di partire, dice, prese due denari e li diede al locandiere, dicendogli di prendersi cura di lui, che al suo ritorno gli avrebbe dato altri soldi, altri denari, se lui ne avesse speso di più. Vedete, ecco, guardate come effettivamente il samaritano ha amato il suo prossimo come se stesso, effettivamente. Amen. Ma vedete, ma Gesù non è che tanto gli ha dato questa risposta al dottore della legge, perché se fosse stato lui solo, ma vedete, Gesù ha dato questa risposta e poi con questa parabola in modo tale che lui, Gesù, cogliesse l'occasione, il momento per far capire ai più semplici che chi è il prossimo, chi è il proprio prossimo, no? Ecco, perché tanti veramente non sapevano. Lui, quello magari lo sapeva che era il prossimo, il dottore della legge, ma gli altri no.
Quindi Gesù diede quella spiegazione non tanto anche ai presenti, ai discepoli, agli apostoli che dovevano imparare queste lezioni, giusto? Gloria a Dio. E quindi, perché vedete, i dottori della legge, gli scribi, i farisei, erano tutti lì, tutti uniti nel tempio che è maestano, erano tutta una cosa fra di loro. E allora, quindi, e Gesù gli fece capire questo, che sia i dottori della legge, che conoscevano la legge di Dio, i farisei, insomma tutti quelli che componevano lì le alte autorità di Israele, quindi è proprio a partire dai sacerdoti e dai leviti, i veri custodi della legge di Dio, erano quelli i primi a trasgredire la legge di Dio, la parola di Dio. Perché dice, vedi, Gesù gli portò questo esempio con questa parabola. Quello avrebbe potuto anche rispondere successivamente dicendo, ma questo sì, è stato un caso. Gesù, guardate, perché come quando lui ha detto per la donna adultera, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra, e nessuno si trovò per scagliare per primo la pietra, perché tutti avevano peccato in sé. Quindi quando Gesù portò questa parabola affinché l'ascoltasse sia il dottore della legge e tutti i presenti, vedete, il dottore della legge non fiatò, non ribadì la cosa, non ha ribattuto su quello che Gesù aveva detto, perché altrimenti Gesù gli avrebbe detto, senti, sei tu che stai parlando che un giorno ti trovava a tal posto così 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 così. Quindi quello lì, quando Gesù ha raccontato la parabola, avrà pensato, ma quante volte io ho fatto pure così. Quindi sei stato zitto, alleluia, amen. E Gesù continua, dice, ecco, e allora dice, il giorno dopo, prima di partire, gli disse al locandiere che gli avrebbe dato gli altri soldi che eventualmente lui avrebbe speso. Quale dunque, dice, di questi tre, ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? Vedete che la risposta... Gesù non gli dava le risposte, gliele faceva dare a lui stesso. Dice, quale dunque di questi te ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? Quello, vedete, per dimostrare che era intelligente, sapiente, subito rispondeva, no? E rispondeva nella maniera giusta, no? Per non fare la figura dell'ignorante. Giusto? Quindi il dottore della legge gli rispondeva giusto per non fare cattiva figura di fronte agli altri. E Gesù, conoscendolo, in poche parole, come per dire, ci faceva dare i moffi in dialetto, no? Gli schiaffi con le sue stesse mani. Allora, Gesù non gli dava schiaffi, glieli faceva dare a lui stesso con le sue stesse mani, per dire, schiaffi morali. E quello disse, colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora disse, vai e fai lo stesso anche tu, e non venire la prossima volta, mamma sconce che... Amen, sottinteso, amen, e non vero, né tu e né nessuno, alleluia, amen, gloria a Gesù, alleluia. Vedete come effettivamente quando si è guidati dallo Spirito Santo, vedete, non si offende, ma si danno delle lezioni con poche parole e con il proprio comportamento. Alleluia. Amen. Vedete, il Signore non ci fa cadere in ridicolo quando gli altri cercano di prenderci in giro. Alleluia. Basta, vedete, essere sempre preparati spiritualmente, perché il Signore
ci farà trovare le parole giuste, gli esempi giusti per uscire sempre gloriosi. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Tante volte vedete, si cerca di ma io, se mi dicono qualche cosa, io subito gli rispondo, so io quello che gli devo rispondere. Alte, chi è il tuo maestro? Chi è il nostro maestro? Uno di quelli del mondo? Oppure è Gesù? Se il nostro maestro è Gesù, imitiamo il nostro maestro. Mettiamo in pratica gli insegnamenti che Lui ci ha sempre dato e che sta continuando a darci. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Quindi non bisogna, vedete, perché se noi usiamo le loro stesse armi, vedete, loro sono più abili di noi. Perché vivono nel mondo, sono del mondo e sanno usare le armi del mondo. Noi, vedete, essendo credenti, non siamo allenati con le armi del mondo, ma se non siamo ferventi, non siamo allenati neanche con le armi di Dio, di Gesù. Quindi non siamo buone né per carne, dice, né per pisci, né per bugiare e né per frire. Amen? Alleluia. Quindi ecco, vedete l'importanza. Perché effettivamente se noi, guardate, vogliamo affrontare quelli del mondo alla pari, con le loro stesse armi, con il loro stesso sistema, noi siamo inferiori a loro. È giusto? Perché da credenti siamo mezzo credenti e mezzo di mondo. Amen? Quindi impreparati, alleluia. Loro invece sono preparati a livello di mondo. E quindi se noi, ecco, se noi entriamo nel loro campo e vogliamo combatterli con le loro stesse armi, loro sono superiori a noi e ci vincono. E quindi noi facciamo la figura di quelli che siamo sapienti, di quelli che siamo credenti, di quelli che siamo bravi, che siamo amanti del prossimo, e invece, vedete, no, alleluia, gloria a Dio. Perché? Quindi il Signore, questa sera, non solo ci sta ammaestrando nella parte effettivamente spirituale, fisica pure, perché fratelli, noi fisicamente, umanamente parlando, dobbiamo aiutare il nostro prossimo come noi stessi. Amen, gloria a Dio. E non dobbiamo fare finta di non vedere e di non sentire, oppure come ha fatto il sacerdote e le vite che passarono dall'altra parte. Amen, gloria a Dio. Perché guardate, perché noi magari che ci reputiamo evangelici, diciamo, evoluti nel campo spirituale, sagge, fratelli, tante volte è vero, gli evangelici conoscono meglio le scritture degli altri, di quelli che vivono nel mondo, magari più di tanti altri religiosi. Amen. Perché non pensate che tanti religiosi nel mondo sono tutte brave, che conoscono bene le scritture. Sono poche che conoscono bene le scritture. Allora, quindi, se noi, ecco, vogliamo effettivamente dare l'esempio, perché il Signore, vedete, ci ha scelti per dare l'esempio. Noi, voi dici, siete la luce del mondo, il sale della terra. C'è poco... Fratelli, non è che il Signore, se ci ha chiamati, ci sta facendo conoscere la verità ogni giorno sempre di più, lo sta facendo per combattere alle altre religioni? Nel modo più assoluto. Il Signore, vedete, ci sta ammaestrando nella verità, non per essere preparati per dire, per contrastare, che so, gli altri che non sono della nostra religione. Assolutamente. Il Signore ci sta ammaestrando per mettere noi in pratica la parola di Dio, in modo tale che gli altri stessi, vedendoci agire, allora si sentono loro mortificati.
Perché dice, guarda, però loro agiscono bene e noi non sappiamo agire bene. Magari con parole ci cercheranno di offenderci, però vedete, le loro parole perderanno, saranno come frecce senza punta, spuntate che non fanno male. Amen, gloria a Dio. Quindi, ripeto, perché... fratelli, io quello che sto comprendendo questa sera, sapete cos'è? Che anche noi credenti, cristiani, io non mi sento di essere, come si dice, come mi chiamano, evangelisti. Io non sono un evangelista, io sono un cristiano, figliolo di Dio, a servizio di Dio, del mio Signore, di Gesù. E basta. Io non ho una denominazione, io parlo con tutti. Io sono un cristiano, un figliolo di Dio. E io amo il cattolico che è sincero, leale e onesto. Amo il testimone di Geova, che è leale e onesto. Perché, fratelli, le persone leali e onesti si trovano in tutte le denominazioni. E il Signore sceglierà quei tali. Non sceglierà i pentecostali che si fanno una buca, se stanno facendo... Amen. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Anzi, pentecostali, ravvedetevi al più presto, perché l'ira di Dio sta arrivando proprio su di voi, che eravate il popolo eletto di Dio, ma invece avete fatto peggio dei dottori della legge, peggio dei sacerdoti e peggio dei leviti. In voi non c'è più niente, perché quando vedete un bisogno, una necessità, passate oltre. Anzi, calpestate colui che si trova in difficoltà e gli date un altro corpo mortale possibilmente. A me questo mi sta facendo sentire il Signore, ve lo dico in verità, come è vero che l'Eterno vive, questo mi sta facendo sentire il Signore. Quindi non vantatevi più di essere i privilegiati, i prescelti di Dio, come faceva Israele: noi siamo i figli d'Abramo, noi siamo pentecostale. Chiudo da bocca e ravvedeti, che fai più figura, e metti in pratica la parola di Dio. Quindi impariamo queste nozioni elementari, ma dimenticate già da molto tempo, e questa sera il Signore li ha tirati fuori. Ecco qual è il mio popolo, come voglio che il mio popolo sia. Quando vede qualcuno in bisogno, intervenga. Alleluia. Allora, io vi dico una cosa, fratelli, che nella mia vita quante volte mi sono ritrovato a dover, e sono intervenuto, e ne glorifico il Dio, a mettere la pace tra fratelli, tra famiglie. L'ho fatto, fratelli, eppure anche di quelle persone che mi sono prodigato per mettere pace nelle famiglie, anche tra di loro sono quelli che hanno tirato per prima la pietra. Amen, gloria a Dio. Ma quelle pietre che stanno tirando, sapete come sono? Come tante boomerang. Alleluia. Perché chi scava una fossa vi cade dentro, e la pietra rotolata torna addosso a chi la rotola. Alleluia. Quindi, fratelli, non prendiamo gli esempi degli stolti, prendiamo gli esempi di Gesù, come ci sta ammaestrando. Amen. E allora sì che riceveremo un grande premio qui in terra e lassù nel cielo per tutta l'eternità. E Dio ci benedica.
Amen. Alleluia, gloria al tuo nome. Così, Signore, accompagnaci alle nostre case anche questa sera con la guida perfetta del vero tuo Spirito Santo. Alleluia, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, fai che ovunque andiamo, qualunque cosa facciamo, possiamo lasciare quel soave profumo, Signore, della tua presenza dentro di noi, non soltanto col parlare, ma soprattutto anche con l'agire. Questo è quanto ti chiediamo, Gesù. Perché tu hai detto: qualunque cosa chiederete io la farò, e qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome Lui ve la concederà. È questo, Padre Santissimo, che ti chiediamo nel nome di Gesù, è questo che ti chiediamo, Gesù, nel tuo nome. E siamo qui, Signore, per onorare te, onorare il Padre e lo Spirito Santo, non soltanto per breve tempo qui sulla terra, ma adesso e lassù nel cielo per tutta l'eternità. Amen. Ringraziamo il Signore che ancora in questa sera ci ha parlato e lo fa sempre, ogni martedì, ogni venerdì e ogni domenica attraverso la diretta del fratello Nino. Seguiteci sempre sulla nostra frequenza radio, ma anche su YouTube e Facebook. Non perdete nessun culto, nessuna diretta, sono là a nostra disposizione. Per qualsiasi esigenza, per qualsiasi informazione, non esitate a chiamare questo numero 349 64 11 232, al quale potete farci pervenire anche le vostre richieste e ascoltarle la domenica mattina prima della diretta del fratello Nino, intorno alle 10:05 circa. Vi invito ancora una volta a scaricare e stampare la pagina del mese del calendario di Radio Messaggio Cristiano, ma a seguirlo anche ogni sera. Attraverso il versetto di ogni sera, il fratello Nino con un relativo commentino ci parla, appunto il Signore attraverso il relativo commentino ci parla e il fratello Nino ci saluta augurandoci la buonanotte. Auguro la buonanotte anche Radio Messaggio Cristiano attraverso la sua frequenza radio a tutti, perché andrà in onda tra pochissimo l'ultima trasmissione di oggi. Ma su YouTube e Facebook siamo sempre presenti 24 ore su 24. Pace a tutti, buon ascolto e buona visione da Radio Messaggio Cristiano.